La storia della nostra famiglia e della nostra azienda inizia qui, alle pendici del Castel del Monte. Qui abbiamo la nostra più grande azienda agricola con circa 20.000 alberi di ulivo che ci garantiscono un olio extravergine di oliva di altissima qualità. Circa 60 anni fa mio nonno Savino ha acquistato questi terreni e da allora abbiamo continuato a coltivarli e a ingrandire, cercare di ingrandire la nostra azienda agricola. Quindi oggi io rappresento la quinta generazione che produce olio extravergine di oliva. La città di Andria contribuisce dal 3 al 5% all'intera produzione nazionale. Vivendo in un territorio dalla grande tradizione olearia dovevo distinguermi. Come ho potuto fare questo? Vestendo l'olio di un packaging particolare. Oggi compriamo tutti con gli occhi, quindi ho voluto emozionare i nostri clienti. In particolare ho preso spunto da un'altra tradizione pugliese, quella vascolare, e quindi oggi il mio olio lo imbottiglio in ceramiche tutte fatte e dipinte a mano. Questo concentrato di storia, di qualità, di innovazione nel packaging ci ha consentito di esportare il nostro prodotto in oltre 45 paesi nel mondo. E in altrettanti paesi all'estero, dalla Cina al Giappone, in America, sono arrivati anche i premi per la qualità del nostro prodotto. Esportare il nostro olio in tutto il mondo non è stata cosa semplice e non poteva avvenire se non grazie all'ausilio di una squadra di circa 15 ragazzi che seriamente motivati ci aiutano in questa attività. Oltre alle risorse umane, che sono la parte tra le più importanti della mia azienda, ovviamente abbiamo investito importanti risorse anche finanziarie, e in questo abbiamo avuto il supporto in particolare di un istituto di credito che ci ha supportato e soprattutto ha supportato le mie idee credendoci sin dall'inizio.